Chiamare Valentina Frediani, arriva. Visto che abbiamo parlato, non bisogna avere paura, ma bisogna essere consapevoli. I giovani lo sono poco, magari noi un po' di più sul valore della privacy, il valore dei dati. Introduco appunto questo importante intervento in cui si parla di come ottimizzare tutto ciò che si è detto non contravvenendo alla normativa o comunque anticipando quelli che possono essere i problemi. Valentina è titolare di uno studio legale, credo che meglio di lei. Prego. Allora, buongiorno a tutti, avvocato Valentina Frediani, mi occupo di diritto informatico, ovviamente di privacy e quindi di dati. Il mio intervento stamani sarà brevemente un excursus su quelle che sono sostanzialmente gli impatti lato normativo su una determinata tipologia dei dati, dati che fanno riferimento alle persone in maniera anche indiretta, ma che sono in grado alla fine di ricostruire elementi associabili a soggetti, persone fisiche. Allora, intanto c'è da dire che in presenza di un'enorme massa dati, in realtà il business comincia ad avere anche dei riferimenti a livello normativo, volontario o coercitivo su come si possono andare a gestire determinati dati. Io vi ho riportato una slide di introduzione, ormai la famigerata legge sulla privacy è svuotata, è stata svuotata pressoché di significato, noi però stamani vi farò un cenno a quello che sta rientrando dalla Comunità Europea a proposito di Europa in relazione a quello che è il regolamento europeo e ad alcune imposizioni che avverranno in relazione alla gestione delle masse dati. Secondariamente abbiamo tutti i dati che vengono gestiti in conservazione sostitutiva, tutti i dati che passano attraverso quelle procedure di prevenzione dei reati in relazione ai modelli della 231 e chiaramente tutti quei dati che vengono gestiti tramite quelle che sono procedure ISO, dalla 9001 alla 22301, alla 27001, in relazione alla gestione delle informazioni aziendali. E poi ci sono quelle parti discrezionali in relazione alla gestione dei dati che sono le policy aziendali. Prima, a seguito di una domanda, si parlava del controllo che può avvenire in relazione a quelli che sono i mobile, a tutto quello che può essere alla fine un controllo a distanza, geolocalizzazione. Ci sono delle norme che possono andare a disciplinare, in particolare, indubbiamente, più dal punto di vista del rapporto tra quello che è l'ambiente lavorativo e i dipendenti, ma anche a livello sociale. La legge sulla privacy, sulla quale tanto le aziende hanno avuto da ridire perché alla fine erano soldi buttati via, in realtà si è poi tradotta in una normativa che ha avuto un forte approccio da un punto di vista sociale, perché comunque è andata a disciplinare in un momento nel 2004 in cui ancora un'esplosione del controllo non c'era stata, quello che pian piano invece si è andato a verificare come fenomeno in diffusione, la controllabilità che oggi viene fatta in un ambito cittadino piuttosto che in un ambito familiare, piuttosto che in un ambito lavorativo, dalle telecamere, dall'iPad che io ho e che può essere in qualche maniera geolocalizzato, alle varie app, eccetera, eccetera. Allora, perché è stato scelto questo argomento stamani e parlare di un regolamento europeo? Perché in presenza di grandi masse dati che facciano riferimento a quelli che possono essere profili di marketing, piuttosto a quelli che possono essere profili di ricostruzione di quelle che sono attività, controlli indiretti o altro, abbiamo alle porte un passaggio normativo epocale, che è quella dell'introduzione nel nostro ordinamento del regolamento europeo. Il regolamento europeo in materia di privacy entrerà in vigore tra qualche mese e non è semplicemente una normativa in materia di privacy, ma è una grossissima manovra anche di natura economica perché costringerà determinate tipologie di aziende, ora vedremo un attimo le caratteristiche, visto che oggi noi dobbiamo parlare di business, ad adottare tutta una serie di soluzioni di prevenzione e di monitoraggio in merito alle vulnerabilità che potranno essere subite o alle quali potranno essere esposte le masse dei dati. Con l'entrata in vigore del regolamento europeo, infatti, che non è una direttiva ma è un regolamento, quindi sarà uguale per ogni paese europeo e si applicherà ugualmente, e questo è molto importante perché si avrà un allineamento di tutti quelli che sono i paesi europei, ci sarà l'obbligo di andare a individuare una figura in particolare, una figura del Data Privacy Officer, in relazione sia alla gestione della sicurezza dei dati, sia in relazione a tutto quello che è il concetto di privacy by design e privacy by default. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente in presenza di dati che devono essere gestiti dalle aziende, sarà obbligatorio avere una figura che ogni volta che si andranno a creare
nuove banche dati, nuove assunzioni di dati o gestioni particolari specifiche, ambito di videosorveglianza, ambito di geolocalizzazione, ambito di biometria, ambito di profilazione, ci dovrà essere una figura che andrà a vagliare e verificare la compatibilità del trattamento che verrà effettuato dalle aziende rispetto al regolamento europeo, dove nel regolamento europeo non c'è solo una regolamentazione dal punto di vista di gestione della sicurezza, ma c'è un forte impatto dal punto di vista di quella che è la gestione anche a livello sociale del dato, quindi sia dal punto di vista delle aziende sia dal punto di vista di quelli che sono gli enti pubblici. In particolare il Data Privacy Officer dovrà garantire tutta una serie di misure di sicurezza che usciranno dalle logiche molto basse, molto semplici, molto diciamo scontate che esistono attualmente oggi nella normativa italiana. Oggi le misure di sicurezza nella normativa italiana si parla semplicemente di adottare delle password minimo 8 caratteri, che è una banalità, adottare delle soluzioni di ripristino, di backup per ripristinare dati entro 7 giorni dalla loro perdita, adottare dei sistemi anti-intrusione, cioè queste sono dei vincoli sulla sicurezza che quando sono usciti nel 2004 le aziende hanno pianto miseria perché erano impossibili, ingestibili, e oggi l'ultimo degli sciagurati che voglia fare un pochino di business sono misure che indubbiamente deve aver adottato. Qui si cambia marcia, si fa uno scatto diverso. L'Europa ci dice oggi la gestione dei dati, la massa dei dati è arrivata a un punto tale per cui anche la piccola struttura che abbia almeno 500 interessati, cioè 500 soggetti fisici a cui i dati che detiene facciano riferimento, dovrà andarne a fare una gestione organizzata dal momento della progettazione della raccolta del dato alla sistemazione e regolamentazione nella gestione dei dati fino ad arrivare a tutti i monitoraggi degli eventi che possono riguardare i dati stessi. Verrà istituita addirittura un'autorità di controllo nazionale che probabilmente andrà a sostituire o andrà comunque in qualche maniera a superare quella che è l'autorità garante in materia di protezione dati personali, alla quale ogni azienda, ogni data privacy officer avrà l'obbligo di comunicare entro 72 ore dall'eventuale evento di violazione dei dati quello che non solo è stato l'evento, ma le cause dell'evento, gli effetti dell'evento, e notificare agli interessati eventualmente il potenziale danno che potrebbe derivare o rischi che potrebbero derivare dalla fuga del dato. In Italia c'è una brutta statistica che ci dice che le aziende italiane tendono a mettere sotto il tappeto le violazioni dei dati che vanno a subire, perché l'azienda che va a denunciare una violazione di dati è come dire: signori, ho fatto una cattiva gestione, non sono stato un buon padre di famiglia, mi sono fatto attaccare. E quindi, ve lo dico anche come studio legale al di là delle statistiche nazionali, effettivamente la domanda è sempre quella: sono obbligato a denunciare? Perché dalla grande struttura alla piccola struttura tendono a cercare di non comunicare all'esterno, di non far emergere il fattore di violazione del dato. Qui si cambia logica. La Comunità Europea mi dice, mi imporrà, nel regolamento c'è un obbligo di denuncia, perché le autorità nazionali che saranno istituite in ogni paese dovranno andare semestralmente a costituire dei report, delle statistiche in relazione a quelle che sono le cause degli attacchi, delle vulnerabilità, delle barriere che sono state superate, andranno in qualche maniera a rimpinguare di volta in volta il livello delle misure di sicurezza che dovranno essere adottate, e verrà fatto uno studio più amalgamato e logico a livello europeo delle misure di sicurezza che dovranno adottare le aziende. Per andare a denunciare entro 72 ore quello che è stato eventualmente l'attacco vuol dire avere un sistema di monitoraggio organizzato, vuol dire avere un soggetto che ha una conoscenza approfondita di quello che è il sistema informatico, vuol dire avere un monitoraggio di quelle che sono le porte aperte dall'esterno, vuol dire andare a razionalizzare tutta una serie di elementi che oggi purtroppo molte aziende non hanno assolutamente ben presenti, ma non perché ci sia una volontà di non tenerli presenti, ma perché a volte c'è anche un'ignoranza di fondo. Si tende a sottovalutare la gestione del dato, lo si vede sotto magari il profilo normativo, e non si focalizza il fatto che il dato alla fine è il pane, perché è il core business, che poi sia anche un dato che fa riferimento a dati personali e quindi sottoposto a una determinata normativa, quello è un di cui, perché il sapere è quello che ci consente di fare business, è quello che ci consente di in qualche maniera relazionarsi, gestire tutte quelle che poi sono le nostre attività all'interno dell'azienda.
La valutazione d'impatto, la cosiddetta privacy by design, dovrà addirittura essere sottoposta alla figura del data privacy officer, poi le slide saranno a vostra disposizione, in particolare in una ottica di continuità di quella che è l'attività di gestione del dato. Perché? Perché i data privacy officer saranno figure che una volta nominati all'interno delle aziende dovranno essere mantenuti almeno per 4 anni. Quindi Valentina Frediani, che viene nominata all'interno dell'azienda Alfa, se dopo 6 mesi è una persona troppo pignola e rompe troppo le scatole ad andare a dire no, guardate, questo è un progetto che non è conforme al regolamento, oppure questo progetto va fatto in un modo piuttosto che in un altro, l'azienda non se ne potrà disfare, perché è un soggetto che una volta acquisito, a meno che non venga sfiduciato da un punto di vista di commissione reati collegati al trattamento dati o di particolari condotte o comportamenti che sono sfavorevoli, incompatibili rispetto al ruolo, dovrà rimanere all'interno dell'azienda per 4 anni. Sarà addirittura un elemento di continuità in autonomia e garantito più di un organismo di vigilanza ai sensi della 231. Proprio perché non ci dovrà essere uno svantaggio dal punto di vista della gestione dei dati nel dire l'azienda, se tu data privacy officer mi proibisci determinate operazioni, io ti mando via, cambio il mio referente e cerco di trovare in qualche maniera una soluzione bonaria per continuare nella mia gestione. No, perché sarà un controllore interno all'azienda che dipenderà direttamente, gerarchicamente da quello che è un amministratore delegato, un consiglio di amministrazione, non avrà superiori gerarchici e dovrà riferire in maniera diretta. Capite che non è un cambiamento di poca cosa, perché se oggi sono presenti delle aziende facilmente avranno un numero di interessati che supera le 500 persone, a partire dai dati relativi ai dipendenti fino ad arrivare a tutti quelli che sono i contatti commerciali piuttosto che amministratori, piuttosto che referenti amministrativi, prospect, eccetera, eccetera, con riferimento a rapporti business to business. Sfido a sapere chi oggi ha una figura di riferimento all'interno dell'azienda non definibile ovviamente data privacy officer, ma che abbia una cognizione di che cosa voglia dire un impatto normativo nella gestione dei dati. E torno a dire, non tanto dal punto di vista privacy quanto dal punto di vista della gestione del dato in ottica di ottimizzazione anche dell'utilizzo e del flusso di circolazione all'interno dell'azienda. Considerate che il responsabile della protezione dei dati dovrà sorvegliare, ma si dovrà coordinare anche con gli altri responsabili. L'esempio sarà: l'ufficio del personale vuole adottare una particolare soluzione gestionale per i dati del personale, oppure il commerciale un ERP, un CRM specifico. Ecco, questi sono prodotti che nella loro modalità operativa rispetto alla gestione dei dati dovranno essere condivisi col Data Privacy Officer, perché andrà a fare le pulci al prodotto e a verificare se è compatibile o meno con quello che è il regolamento. Perché vi dicevo, questa è una manovra, non è una legge sulla privacy, questa è una manovra europea. Non so quanti di voi leggano quotidianamente il Sole 24 Ore, comunque un giorno sì, uno no, si parla del regolamento europeo, in particolare sulla resistenza che stanno facendo i grandi produttori, le grandi aziende americane in materia di tecnologia. Perché? Perché tra i principi che introdurrà il regolamento europeo c'è quello sulla base del quale le aziende, anche nel gestire i dati in cloud, dovranno apprendere tutta una serie di garanzie in relazione alla sicurezza, alla gestione territoriale, alle misure, alle garanzie di natura economica, ripristino altro, che spesso esulano nel concetto di cloud da quella che è la controllabilità effettiva da parte del fornitore finale. In un'ottica del genere vorrà dire riportare o comunque gestire i dati entro i confini europei, il che muove ovviamente aspetti economici assolutamente non indifferenti, tanto che è stato introdotto all'interno del regolamento un concetto di corresponsabilità. Se io oggi sono un'azienda che con l'entrata in vigore del regolamento europeo dirà ai propri fornitori: ma c'è un regolamento, io ho bisogno di determinati elementi, e magari il fornitore fa riferimento a quelli che sono clausole contrattuali o standard statunitensi, indiani, cinesi o quello che è,
non se ne potrà lavare le mani, perché ci sarà una corresponsabilità che addirittura potrebbe provocare un ritiro di licenze a livello anche di commercializzazione all'interno dei confini europei, e che quindi potrebbe andare a caratterizzare anche quello che è l'alveo di mercato delle aziende fuori dalla comunità europea. Quindi non potrà essere un se ti va bene bene e se non ti va bene arrangiati, come è successo ad esempio col provvedimento sull'amministratore di sistema. Dovrà essere evidentemente un'informazione da parte di quelle che sono anche le aziende fuori dal territorio europeo e più che mai quelle europee, rispetto a quelli che sono i principi del regolamento europeo. Il regolamento già ha sostanzialmente introdotto tutta una serie di obblighi in relazione alle clausole contrattuali che dovranno essere affrontate all'interno dei vari accordi con i fornitori di servizi di gestione di outsourcing o comunque esternalizzazione o cloud, anche in via incidentale di trattamento, che consentiranno il trattamento dati. E da questo nascerà sostanzialmente un vincolo in relazione a quelli che dovranno essere elementi affrontati, argomentati all'interno dei contratti tra le aziende, quelli che saranno fornitori intermedi, magari come nel caso del cloud, e poi i fornitori finali. Considerate che la violazione del regolamento non comporta quelle sanzioncine che ci sono oggi sulla normativa italiana, 60.000 euro di multa, 180.000 euro di multa, un po' di penale che ormai non spaventa più nessuno. Qui si parla di sanzioni che, oltre a poter eventualmente provocare una revoca di licenze, eccetera, possono andare fino al 5% sul volume del fatturato di un'azienda. Volume del fatturato vuol dire andare a intaccare quella che è la vita effettiva dell'azienda. Allora avrò dei gestori telefonici, ad esempio, e casualmente cito questi, ma anche gli istituti bancari, ma anche quelli assicurativi, che in caso di violazioni nelle gestioni non è che andranno a pagare delle sanzioni per cui il gioco vale sempre la candela e continua a perseverare nell'utilizzo indebito o comunque non consono rispetto alla normativa dei dati, ma si troveranno a dover fare i conti con un impatto sul fatturato. E allora probabilmente ci sarà un amministratore delegato che dirà: fermi tutti, cerchiamo di trovare la via perché la gestione avvenga conformemente a quelli che sono i dati. Perché ho concentrato l'intervento di stamani sul regolamento europeo? Perché, benché non sia ancora entrato in vigore, essendo che è un qualcosa che a stretto giro entrerà in vigore nel giro di pochi mesi, ed essendo che comunque ha forte impatto, perché reperire una figura di data privacy officer, dare un assetto del genere all'interno della propria azienda, ragionare su quello che può essere non solo una privacy by design sul futuribile, ma anche il cosiddetto concetto di privacy by default, come stiamo gestendo i dati, fare un'analisi di gestione dei dati effettivamente all'interno dell'azienda, è chiaro che non è un qualcosa che si fa in un attimo, è un qualcosa che si va a ragionare. Se già oggi la vostra azienda andate a concludere un contratto, posso tornare sul cloud, ma potrei parlare di un qualsiasi altro contratto che in via indiretta o diretta possa avere ad oggetto una gestione di dati, penso al semplicissimo sistema di videosorveglianza, magari con un'esternalizzazione di interventi, accessi da remoto, guardiania o altro, ed è un contratto che non finisce al 31 dicembre del 2013, ma magari è pluriennale, è chiaro che io devo già prendere in considerazione perlomeno quegli elementi certi che sono già venuti fuori dalla bozza del regolamento europeo, perché paradossalmente potrei ritrovarmi con l'entrata in vigore del regolamento e dei contratti che non sono assolutamente conformi rispetto a quelle che sono le prescrizioni normative, con il rischio di aver affrontato un investimento senza essere andato a verificare, a spuntare quelle che sono le prerogative di questo regolamento, che peraltro non è che siano innovative rispetto all'attuale assetto normativo, ma sono semplicemente focalizzate all'interno del regolamento degli aspetti che già oggi ragionevolmente una qualsiasi azienda avrebbe dovuto affrontare: il concetto di corresponsabilità, il concetto di ripartizione dei ruoli sulle gestione delle misure di sicurezza, il concetto di ripartizione dei ruoli rispetto all'accesso ai dati, quindi un'effettiva ripartizione delle responsabilità. Oggi girano ancora delle nomine responsabili che sono carta straccia, perché si devono fare e non c'è un senso logico, non c'è una nomina effettiva di responsabilità. Il concetto di gestione dai big data a quello che può essere il semplice dato non è facciamolo perché lo dice la normativa, è introduciamo un elemento di intelligenza in cui la normativa possa al limite contribuire a darci un indice delle cose da fare, un percorso da seguire, ma poi sostanzialmente è chiaro che l'azienda deve ragionare su quelle masse dati, come andarle a gestire e come si vanno poi ad intersecare sulle varie attività. Ho citato la 27001,
9001 che è di alta, di alto profilo, non tutte le aziende l'adottano, ma semplicemente una 9001, ma semplicemente una conservazione sostitutiva, ma ancora più semplicemente una 231 che si sta estendendo all'interno delle aziende, e ancora riarrivo a quel elemento diciamo di comune in tutte le aziende, il semplice marketing, dove se io non ho individuato quello che è un flusso nella gestione dei dati, dalla raccolta, dall'evento che viene fatto, a come vengono utilizzati, se ho preso dei consensi, dove li vado a inserire nel mio database, che tipo di richieste e interrogatori posso porre al database stesso, è chiaro che io sto facendo una raccolta, una gestione dei dati che non è organizzata, non ha l'elemento dell'intelligenza. La normativa può contribuire a dare anche questo elemento di intelligenza. Io vi ringrazio, ho terminato.